Siamo con Simone Angelucci. Simone, tu ormai sei al secondo anno in Abruzzo, primo anno a Giulianova, siamo diciamo quasi alla fine della regular season. Traccia un po' il bilancio di questa tua esperienza giugliese. Ma sì, io sono 2 anni che sono in Abruzzo, sicuramente lo scorso anno, essendo a campo, mi sono fatto notare molto in questo girone, quindi è normale che la maggior parte delle offerte siano arrivate da questo girone e sono contento di essere rimasto in questa regione. Per quanto riguarda quest'annata, sono molto contento di quello che abbiamo fatto, sia di squadra di quello, e anche di quello che ho fatto io personalmente. È stata una stagione piena di alti e bassi, sia per me che per la squadra. Ho avuto purtroppo un infortunio che mi ha tenuto fuori per un paio di mesi, però poi mi sono ripreso e adesso ci sono le ultime 4 partite che sono molto importanti per raggiungere il nostro secondo obiettivo, perché il primo l'abbiamo già raggiunto, che era quello più importante, cioè di avere la salvezza, e a 4 giornate alla fine l'abbiamo raggiunta, quindi adesso concentrati per le ultime 4 e arrivare a un traguardo importante, diciamo. Parliamo un attimo di te, come hai detto prima anche tu, hai iniziato il campionato in maniera molto, molto buona, poi quell'infortunio a metà del girone di andata ti ha un po' frenato, anche se poi ti sei ripreso alla grande. Sì, sì, sicuramente all'inizio sono partito bene, le prime 4-5 partite, ero molto contento, ero in gas, poi purtroppo succede nello sport, degli infortuni possono capitare, mi è successo in questa stagione, sono stato fermo un paio di mesi, poi mi sono ripreso, non è stato facile soprattutto all'inizio perché non è mai facile rientrare da un infortunio, però piano piano mi sono ripreso, adesso c'è lo sprint finale che è la cosa più importante. Il primo traguardo è stato raggiunto, una salvezza che per Giulianova è sempre un traguardo importantissimo, 4 gare per cercare di raggiungere quello che è, diciamo, un sogno, il sogno playoff. Prima partita della serie contro Chieti in casa, partita difficilissima contro la seconda in classifica, una squadra fortissima con giocatori di categoria e anche oltre, uno tra l'altro lo conosce benissimo, che è Rizziero Ponziani. Che partita sarà? Ma allora, sicuramente come hai detto prima il nostro obiettivo è stato raggiunto, però le motivazioni con cui andiamo a giocare le prossime partite sono altissime e siamo carichissimi, vogliamo fare il meglio possibile. La prossima è una partita difficilissima perché loro sono una squadra di altissimo livello che vengono da tantissime vittorie consecutive e sono anche loro in gas e hanno giocatori fortissimi, uno dei più forti sicuramente è Rizziero, che io ho giocato insieme l'anno scorso, ho giocato insieme anche a Gianluca Di Carme, che è un altro giocatore di un livello straordinario, e hanno tutti giocatori che possono risolvere le partite da soli. La nostra forza deve essere quella di fare una partita di squadra, come abbiamo dimostrato per esempio con Teramo, che se giochiamo come sappiamo giocare, di squadra, intensi e soprattutto difensivamente, non facciamo passare niente, possiamo dare noia a tutti e anche a Chieti, e questo è quello che vogliamo fare.